Ciao a tutti Gucci, ben ritrovati dal vostro Andrea Nicron 1 su YokaiWatch 2 Psicospettri. Oggi esploreremo un pochino Gera Gera, ma prima di entrare a Gera Gera c'è una cosa che vorrei farvi vedere. Veloce, veloce, veloce. Allora, intanto mi teletrasporto alla stazione di Valdoro perché è il posto più vicino dal quale posso andare per accedere appunto alla spiaggia, perché non ho ancora sbloccato tutti quanti i traspec, perché sinceramente non ho tanta voglia di mettermi a ritrovarli tutti quanti. È notte, ma non credo sia un problema se è giorno o notte. Ad ogni modo, oggi vi farò vedere dove si può trovare come aggiro S, perché sì, dato che c'è stato l'Oni Update su YokaiWatch 2, Spiritosi e Polpanime, grazie a quell'update abbiamo appunto avuto la possibilità di poter reclutare nel nostro team Jibanyan S e Komasan S. Ovviamente l'Oni Update è già stato incluso in YokaiWatch Psicospettri e di conseguenza c'è anche Komajiro S. Per mille giravolte come ho potuto perdere? Sono di rango S dopo tutto. Devo essermi distratto, meglio che mi rinfresca l'idea nella brezza marina. Mi piacerebbe sfidarti ancora, ma non prima di un po' meritato riposo. Ok, ci vediamo Komajiro, ci sfideremo un altro momento, ti recluterò in un altro momento. Oh, sono inciampato e per sbaglio ho aperto il cofanetto rosso. Oh, Gesù. Guarda quanto è grosso Gera Gera. Tre aree sembrerebbe che abbia. Sì, in effetti è quello che ci ha detto anche ieri, nel video di ieri. Ok. Altro? No, niente. Andiamo a fare la missione di Annebio. Benvenuti, siete a Gera Gera. Le sue intense attrazioni sono estremamente popolari. Se avete un biglietto Gera Gera, mostratemelo per favore. Gera Gera apre battenti. Livello 60. Oh là là. Ecco il mio biglietto. Molto bene, potete entrare. Gera Gera apre battenti a inizio. Cosa dovrei fare allora io? Ah, ok, devo parlare con diverse persone, forse. Stiloso! Salve! Ehi là, un caloroso benvenuto a Gera Gera. Tutto è bello e divertente qui. Almeno questo è quello che mi piacerebbe poter dire. Per la verità siamo in un pasticcio, ti va ad ascoltarmi? Che c'è che non va? Le attrazioni del parco giochi sono rotte, non funziona nulla. E Amplicamp non si trova da nessuna parte. Come? Le attrazioni sono rotte? Oh, uffa, non vedevo l'ora di provarle. Non c'è qualcosa che possiamo fare? Potete solo trovare Amplicamp e convincerlo ad aggiustarle per voi. Saresti così gentile da chiedere al proprietario dove sia Amplicamp? Il proprietario è sotto il teatro Kaiku... No! No, aspetta, questo... Kaibuki è il... non è il boss di Gera Gera? C'è una porta sul retro del parco. E come faremo a sapere chi è proprietario? Oh, lo capirete, è uno yokai che salta all'occhio, non potete non vederlo. Ragazzi, però io così non ce la faccio, eh. Ok, a parte che continuo a fare le puzzette per un bel po' ora. Ma a parte questo, voglio dire, cioè, Kaibuki è proprietario del Gera Gera ed è anche un boss. Allora, qui ci siamo già stati a Gera Gera. Per... ah, non c'è corrente. Beh, è ovvio, sono tondo io. Ci siamo già stati per il film. Sembra ci sia qualcosa qui, sì. Vediamo un po' cosa trovo. Le tecniche migliori. Ehi, non è male, non è male. Potrei farne buon uso. Provo ad andare qui. Ah, non posso andare sullo scivolo. È giusto, è giusto. Allora, quindi come faccio per arrivare... a posto in cui devo andare? Devo andare per di qua, sì. Ok, entriamo. Ah, proprio le fondamenta. Raga, però se devo affrontare Kaibuki, no, ragazzi, come faccio? Credo sia uno yokai abbastanza temibile. Oh mio Dio, cos'è qua che salta? Chi è? Oh, Pulishido. E qui neanche ci posso andare e neanche da questa parte. Va bene, era abbastanza ovvio, eh. Volevo solo la conferma. Qui invece cosa c'è? Stiamo ancora facendo i preparativi. Beh, ok. A proposito di preparativi, ora che mi è venuto in mente.
Energy Max di G. Banyan, vittoria. Ok, qui c'è un... allora il boss. Ma io salvo per sicurezza. Non vorrei che non riuscissi poi a batterlo. Ehi, salve, lei è molto appariscente. Non mi guardi, mi fa paura. Mamma mia, è enorme! È di certo uno yokai che salta all'occhio. Benvenuti! Siete giunti fin qui dal mondo degli umani, vero? Io mi chiamo Kabukiyo. Sono il proprietario del villaggio Gara Gara e stella dello spettacolo Kaibuki. Kaibuki? Di che si tratta? Ah, non hai mai sentito parlare di Kaibuki, il tradizionale teatro yokai? Il carisma della star, il palco elaborato, la dolce musica e carisma della star? Sembra fantastico, Whisper, dobbiamo ricordarci di vedere questo spettacolo. Già, certo. Ma sembra che tu stia scordando l'obiettivo, Andrea. Non mi sto scordando. Stiamo cercando il tecnico di Gara Gara Amplicamp. Come? Sta di nuovo poltrendo? Che bisogna fare con lui? Lo so che magari non è la voce migliore quella che sta dando Kabukiyo, ma sinceramente non mi viene in mente nulla di meglio. Ma poi è un robot a quanto pare. Sembra un robot. Uno yokai robot, ci sta. Credo sia andato alle terme Campi Elisi. Se volete cercarlo, prendete questo. Vi detto Campi Elisi. Se mostrate il biglietto all'entrata vi faranno passare. Grazie. Per fortuna è un proprietario molto comprensivo e collaborativo. Non ho mai visto uno yokai come lui prima d'ora. Che tipo di yokai è? Che tipo? Non sei ancora pronto per sapere di questo tipo di yokai, Andrea. Il che significa che non ha trovato nulla su di lui sul suo yokai pad. Eh già. Coste puzzette. Allora, devo andare ai Campi Elisi. Non ho idea di come arrivarci. Sinceramente, non so proprio come. Però vabbè, ci arrivo, eh. Ci arrivo. Ad ogni modo, credo di dover prendere un altro treno per... per fame da lupi. No, devo andare ai Campi Elisi. Oscuri per Campi Elisi. E chi se ne importa se sono oscuri? Va bene uguale. Oh mio Dio. Stavo per fare un rutto assurdo. Sì, va bene. Lavo sempre la voce di Nobita. Non c'è nulla da fare, credo. Credo, poi non lo so. E invece sì! Grazie per aver scelto l'espresso stregato. Campi Elisi, vuoi scendere qui? Sì. Certamente, il servizio terminerà alla stazione successiva. Campi Elisi, in arrivo a destinazione. Ah, devo parlare con lui per scendere. Beh, sì, ha senso, in effetti. Sì, in arrivo a Campi Elisi, grazie. Ok, ci siamo, andiamo allora, ragazzi. Ehi, aiuto, aiuto, che succede qui? Shogunyan! Meraviglioso, già, semplicemente meraviglioso. G-Banyan, che ci fai qui? E che hai indosso? Chi è questo G-Banyan? Io mi chiamo Shogunyan, saluti a voi. Shogunyan? Oh, diamo un'occhiata qui. QRS. Ah, eccoci qua, Shogunyan è? Ma uno yokai leggendario super mega ultraforte. Oh, così è scritto qui. È super mega ultra forte. Ah, i racconti delle mie imprese sono giunti fino a quella vostra tavoletta. Eh sì. Ah, ma allora Shogunyan, sei diretto da qualche parte? Giammai, ammiravo soltanto gli eleganti treni che passano per la stazione. Ah, placare il cuore e immergersi nel ritmo dei motori. Vi è forse occupazione più gradevole per un samurai leggendario come me? Onestamente a me i treni non sembrano molto da samurai. Piuttosto, sei forse un essere umano? Se è così, è una richiesta da fare. Che tipo di richiesta? Ho sentito storie sugli innumerevoli treni che abitano questo mondo. E come sia necessaria una missiva di nome Pass per accedere al regno. Accederne. Ma ahimè, non posseggo nemmeno una moneta della vostra valuta umana. Pertanto devo chiedere in quale guisa si può entrare in stazione gratis. Suppongo che non ti sia venuto in mente di procurarti del denaro, vero? A dire il vero, potresti provare a usare qualcosa chiamato Passa Facile. Con uno di quelli puoi accedere a ogni stazione senza pagare nulla. Che oggetto miracoloso! Dimmi, giovane, dove posso acquisirne uno? Caspita, quando si dice una reazione esagerata, ti imploro, saresti per caso in possesso di tale oggetto? Un treno da leggenda. Oh, vuoi che io te ne dia uno? Beh, immagino possa andare. Lo regali così, dopo tutti quei timbri che hai collezionato. Giusto, Whisper, allora forse glielo presto e basta, va bene così?
Non ne ha fatto un problema. In verità ti sarò sempre debitore. Se posso intromettermi, ho appena realizzato qualcosa di rilevante. Gli umani in genere non vedono gli yokai. Perché non rientri senza pass? Vergogna, sono vincolato dal codice samurai, devo obbedire alle leggi locali. Benché sia invisibile agli occhi umani, seguirò le loro regole per puro orgoglio. Sei davvero uno yokai strano. Beh, ricorda che te lo sto soltanto prestando, va bene? Mi servirà. Ma certo, mio fedele alleato, ti ridarò il pass. È la mia parola più solenne. Ok, gliel'ho prestato. Che sezione dovrei visitare per prima? Ogni inizio è della massima importanza. Per questo dovrei visitarne uno dedicato a una sorte propizia. Esiste una stazione del genere? Non ho fatto attenzione ai nomi delle stazioni. In marcia, a esplorare il mondo degli umani. Ok. Ah, quindi ora devo andare a trovarlo per tutte le stazioni. Divertiti e ridi a crepapelle. Ok, allora cerchiamo di passare a Nebbio. Sì, ho un biglietto per i Campi Elisi. Allora, la cosa buffa è sicuramente che dovrò andare a Fame da Lupi. Ci scommettiamo? Mi ci gioco le... i capelli. Non diciamo altre parole. Oh, benvenuti! Chiedo scusa, avrei una domanda. Per caso Amplicamp, il tecnico di Gara Gara, è venuto qui? Amplicamp era qui, ma non è rimasto a lungo, è andato da Fame da Lupi. Come? Perché venire alle terme per andarsene subito? Beh, le vasche sono vuote, siamo al corto di staff e... Non avete neanche riempito le vasche. Questo è un centro termale, giusto? Beh, sai, abbiamo appena aperto, siamo stati impegnati a fare di tutto. Volevo farmi aiutare da Amplicamp, ma è corso via, i clienti non saranno felici. Mi viene solo da ridere, questa situazione è ridicola. Non c'è niente da ridere. Sai, mi è appena venuto in mente. Ci siamo, mi chiederà se posso aiutarla, io lo so già. Mi aiuteresti a preparare le vasche a posto di Amplicamp? Lo sapevo. Oh, non abbiamo proprio tempo per compiti del genere. Vi servirà un biglietto Fame da Lupi per seguire Amplicamp, giusto? E se dà il caso che io abbia proprio un biglietto qui in giro. Saremo felici di aiutare. Ehi, non può decidere per conto tuo? Trattative concluse, ora lasciate che vi spieghi quel che dovete fare. Prendete questo passo termale, io sarò dentro l'area delle vasche a destra. Pass terme forestali. E dove devo andare? Qua sopra probabilmente. Sì, vedo già. Ma... Che è successo? L'aria attorno a te si è rasserenata. Ah, meno male, posso andare tranquillamente ora. Siete qui. Va bene, lasciate che vi spieghi come funzionano le terme. Innanzitutto dovete trovare la sorgente con lo stesso nome del vostro pass. Poi lo usate per attivare la statua di pietra vicino al cartello. Ad esempio, il pass che vi ho dato prima è un pass terme forestali. Questo significa che potete usare le terme forestali. E questa è la fine della spiegazione. Su, andate a provare. Ok, ho provato. Si sta bene. Sì, ecco. Chiedo scusa. Usiamo il pass. Lo so io che sono stupido. Perfetto, quindi vuol dire che ora si riempirà? No, aspetta, no! Ma quindi, cioè, questa è la fatica che deve fare lei? Mettere in bocca a quella statua un pass? Facile, no? Sì, molto anche. Perché ti serve il mio aiuto? Già, se questo è tutto quel che c'è da fare, finiremo in un baleno. Possiamo avere il resto dei pass adesso, signorina Serena? A proposito di quello... Non ce li ha, ce li ha Amplicamp, vero? Prima, mentre correvo da tutte le parti, ho perso tutti gli altri pass. Immagino mi siano caduti mentre mi affrettavo qua e là. Ah. Come facciamo a riempire le altre vasche? Esatto, siamo spacciati, non c'è modo, è troppo divertente! Come ho detto prima, non c'è proprio niente di divertente. Beh, non è che i pass sono scomparsi, sono in giro da qualche parte. Potreste controllare la zona dei bagni o parlare con qualche ospite per iniziare. Potrei averne persi alcuni in posti inaspettati, ma di certo li troverete. Capisco, per te sarebbe troppo faticoso cercare i pass, quindi lo fai fare a noi. Lo sbuffo bianco ha ragione. Ma allora io direi che possiamo anche andare. Ci sono ancora 6 vasche da riempire. Io sarò alla reception, buona fortuna. Grazie Serena. Pensavo di poter fare questa missione in 4 e 48 invece. Spero non ce li abbiano gli yokai questi pass termali.
terme collinari. Ah, ok, eccone uno. Ah, il passo terme collinari. Beh, proprio qui sotto è. Salve. Sì, usiamo il passo terme collinari. E si riempie anche questa vasca come per magia. L'acqua cade dall'alto. In effetti potrebbe cascare da qualunque parte l'acqua, perché essendo un mondo magico non ci sono problemi. Ok, e una è fatta. Ora, queste sono terme montane. Ok, quindi direi di andare sopra. Ok, uno sta lì, ok, già l'ho visto. Ma qui sopra non c'è nulla. Allora, vediamo un po'. Cerchiamo di capirci qualcosa. Questo è il labirinto. Ma accidenti. Ma queste cose qua sopra non so come prenderle. Terme fortunate. Ok, Sabbio, ho trovato qualcosa per terra. Puoi tenerlo. Pass terme del tesoro. No. No, ancora sinceramente non so dove... Ah, che qua sopra non ci sono stato. Oh mio Dio! Continuiamo ad andare sopra allora, visto che ci sono tanti altri posti qui sopra da visitare. Ok, questo è pa... Terme fortunate, bene, vai col terme fortunate. È sotto pass terme fortunate. Ah, sarebbe stato bello se l'acqua fosse uscita dalla bocca del leone. Sarebbe stato più bello. Sì, visivamente sarebbe stato più bello. Ah, l'acqua è tiepida, riscalda così. Ma dai! Ma dai! Ok, che Pester, essendo della famiglia di Homblu e di Furio, è terribile, però attaccarmi così? Se non mi dai nulla ti meno, eh? Ah, mi dà qualcosa! E vai, pass terme celestiali, bene. Quindi suppongo che tu non mi dia nulla. Va bene, yeee! Terme del tesoro, vai con il pass terme del tesoro. Perfetto. Anche qui cade l'acqua dall'alto. Si apre tipo... tipo una porta, un buco, un qualcosa e l'acqua casca. Non ho mai capito però perché... Ah, questi sicuramente hanno qualcosa da darmi. Sì, tu niente, uccelladro? No, uccelladro non ha nulla da darmi. Ok, allora devo vedere un attimino. Terme montane, no? Terme celestiali, sì. Ok, qui dovrebbe esserci qualcos'altro allora che mi aiuta ad arrivare a prendere il uno dei passi, perché comunque sia... Oh, casca dalla bocca, immaginavo. Perfetto, allora, andiamo a prendere anche questo che dovrebbe essere... Oh, nomade! Penso sia nomade. Termaiale. Questa vasca è proprio calda. Ah, oh, questa qua è perfetta, so che è calda abbastanza quando mi intorpidisce. È così che ti senti, giusto? Oink. No, è bollente! È molto calda, ma non lascerò che il calore abbia la meglio su di me. Non posso perdere. Resisto avanti, sto davvero sfidando i suoi limiti. Ma il vecchietto, mansueto. Dopo questo posso anche chiudere il gioco. Rilassati, resistofante. Maestro, la resistenza non nasce dall'odare quel che fai. Ama la resistenza e la tua mente e il tuo corpo diverranno tutt'uno con essa. Questa è la via della resistenza che io insegno. Maestro, non capisco niente di quel che sta dicendo. Comunque, giovane, stai sopportando molto bene questo calore. Eccoti un dono come premio per la tua eccezionale resistenza. Pass terme montane. Ah, ok, due pass così. Ok, va bene, io sono contento. Terme montane, vai con questo, caro. Anche qui si apre la botola e casca l'acqua, sicuramente. Perché l'altra è uscita dalla bocca del leone. Del leone, oddio, del mostro, possiamo chiamarlo. Non so come si chiamino quei mostri. Non so se sono mostri a dire il vero. Non ho idea del loro nome. Proprio non lo so.
Ok, questi mi danno qualcosa. Ok, tu presta a me? Nulla. Allora posso andare a Terme Nomade. L'acqua qui invece esce dalla bocca del... Ok, sì. Sembra uno yokai, un demone, insomma, un mostro, qualcosa del genere. L'avevo letto come si chiamavano, ce lo sapevo. Però non mi ricordo davvero, ragazzi. Ha un nome particolare. Prendi questo. Ah, Espera Mega, ok. Ragazzi, voi avete qualcosa? Se volete dirmi qualcosa, questo è il momento giusto, eh. Grandion, ok. Grandion è grandine. Ovvio che si scioglie un yokai ghiaccio nell'acqua termale. L'acqua termale è davvero calda, ragazzi, eh. Una volta ci sono, diciamo, stato alle terme, perché era acqua con cui sia sulfuria, non erano terme tipo questi, posti chiusi. Erano proprio all'aperto, e l'acqua sulfuria, a parte che puzzava da far paura, ma era bella calda. Avete finito di riempire le vasche? Sì. Fantastico, mi hai salvato, ora posso finalmente avere un po' di pace. Ok, ecco la ricompensa, e quando troverete Amplicamp da fame di lupi, dategli un messaggio da parte mia. Ditegli che Serena si ricorderà di questo, e ditelo con fare minaccioso. Ok, Serena, se lo dici tu. Però, noi dobbiamo dirlo con fare minaccioso, ma tu stavi sorridendo mentre ce l'hai detto. Ad ogni modo, prendiamo questo treno per fame da lupi. Beh, posso farlo anche subito, a quanto pare. Non serve per forza parlare con tutti o aspettare. Allora, devo andare di qua. Boh, mi gusterebbe andare a vedere dove trovare, appunto, Shogunyan, per sapere dove è andato. A Nebbio, ho il biglietto. Ecco il mio biglietto, molto bene, potete entrare. A proposito, ora che ci penso... Non ci avevo fatto caso, c'è un Traspec. Ah, va bene, vediamo un po', tesoro. Mutavisia, ciao, ti è benvenuto la fame da lupi. Dimmi. In quanti siete oggi? Chiedo scusa, hai per caso visto Amplicamp da queste parti? Amplicamp? Certo, sta cenando nel retro. Finalmente andiamo da lui, gli parleremo, lui sistemerà le attrazioni e finalmente potremo goderci il parco. Sta cenando nel retro. Ok, apriamo intanto qui. Qua c'era uno strumento, se non vado errato, bene. Un attimo che rispondo a uno. Ah, biglietto della lotteria, vabbè, nulla di che, dai, nulla di che. Si va di qua per il retro? Oh mio Dio, ci sono i coros e i fornelli. Quello stufato appena fatto, voglio rubarne un po'. Beh, sto solo aspettando l'occasione perfetta. Se Koros mi becca mi farà fettine. Magari mi nascondo dietro le pentole. Ma gli chef Koros controllano dappertutto, sarà difficile. Capisco. Se anche tu stai provando a rubare un po' di cibo, fai attenzione. Ok, andiamo di qua. Corri. Ok, uno è fatto. No, quello sopra non mi interessa. Devo fare attenzione solo a questo Koros, giusto? Non anche a quelli dietro. Beh, meno male. Ok, quello si dà che si rigira. Perfetto. Viscido non so cosa stia facendo, ma mi infastidisce non poco. Ehi, Amplicamp, salve! Ciao, cliente, un caloroso benvenuto. Ho una domanda un po' bizzarra. Per caso tu sei Amplicamp il riparatore? Sono proprio io. Ti abbiamo trovato! Ti abbiamo cercato dappertutto. Di che parli? Le giostre non funzionano, puoi andare ad aggiustarle? Ah! Mi sono dimenticato che ero nel mezzo delle riparazioni, ero preso da pranzo. Grazie per avermi informato, torno di corsa a ripararle. Venite a giocare a gara più tardi, ok? Ci vediamo. Ehi, aspetta! Sì, aspetta. Devo andare dai Koros. Ok, quello no. Ma proprio mentre passavo?
Eccolo qua, ce l'ho fatta alla fine. Beh, dai. Prima o poi dovevo riuscirci. Per bambola di platino? Ma davvero? Ah, devo tornare a Garagera, ok. Allora vado sopra, devo parlare con lui probabilmente. Così almeno finisce anche questa missione, wow. Lunga, è stata abbastanza lunga. Purtroppo poi nel video sicuramente verrà tagliata a parte perché era vero, mi sono perso 3-4 volte, quindi sicuramente la taglierò. Però intanto ragazzi, per il resto, che succede? Ci siamo, Elettro Battilardo! Salve! Tutto sistemato, come promesso, ora potete provarla a vostro piacimento. Evviva! Bene il divertimento! Arriviamo! Evviva! Ah, aspettate un attimo, ragazzi. Che c'è? Il proprietario vi sta cercando. È sotto il teatro Kaibuki. Dovreste andare a sentire ciò che ha da dire. Come? Pensavo che finalmente fossimo liberi di divertirci. Su, non dire così. Potete sempre passare un po' di tempo qui prima. Ah, e Serena nei Termi Campi Elisi ha inaugurato un nuovo servizio. Ha detto che gli piacerebbe se passaste di là. Essere popolare è dura, eh? Beh, io messaggi ve l'ho detti. Un nuovo servizio ai Termi Campi Elisi. Ragazzi, lo sapete che ora c'è da fare il boss Kaibuki? E lo sapete che lo faremo nel prossimo episodio, giusto? Ma nel prossimo episodio vedrò anche il nuovo servizio che ha inaugurato Serena. E ovviamente allenerò Krinikoma, Komasan e Arachnus, ma forse porterò qualche altro yokai. Beh, ovviamente porterò Homblu al posto di Arachnus. Quindi Jibanyan, se riesco a reclutare Jibanyan S, porto Jibanyan S. Krinikoma intanto lo tengo in squadra, anche perché Komasan S non si evolve, quindi non posso provare Krinikoma S, anche fosse. Quindi Cuccio, per questo video direi che è tutto. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione trovate il link per Twitter. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi noi domani. Ci vediamo qui sul canale con la boss fight contro Kaibuki. Bye bye!